I sei pezzi per grande organo sono un'opera importante di Franck, che segnano l'inizio del secondo periodo della sua vita creativa. Vi ha contribuito anche l'influenza del fantastico nuovo organo Cavaillé-Coll di Santa Clotilde a Parigi, dove fu nominato primo organista nel 1859. La data di composizione dell'opera risale intorno al 1862. Rispetto alla Fantasia in Do maggiore, opera 16, sempre tratta dai sei pezzi, numero 1, il compositore in questo brano fa un ampio uso di tutte le possibilità espressive dell'organo. Dal punto di vista strutturale, il grande pezzo sinfonico è scritto in un unico movimento che può essere diviso in tre parti, la seconda delle quali è un andante con una sezione centrale simile a uno scherzo. Questa caratteristica dell'opera, a volte indicata come sinfonia d'organo, ha indotto il confronto con la sinfonia in re minore dello stesso autore. Questo lavoro è da considerarsi un prototipo della sinfonia, basandosi sui seguenti motivi: unità data dalla forma ciclica, somiglianza dei temi ciclici in entrambe le opere, uno scherzo incorporato nel movimento lento e, quarto, una conclusione gioiosa in tonalità maggiore. La forma ciclica è una tecnica di costruzione musicale che coinvolge più sezioni o movimenti di una composizione, in cui una o più idee tematiche si ritrovano in più di un movimento come elemento unificante. La tecnica ha una storia complessa, essendo caduta in disuso nel periodo barocco e classico, è tornata in auge nel corso del XIX secolo. Sembra sia stato Beethoven a reintrodurla, ad esempio, nelle sue sinfonie. Verso la fine dell'Ottocento, la forma ciclica era diventata un procedimento costruttivo estremamente comune nella composizione musicale, probabilmente perché la crescente lunghezza e complessità delle opere composte da vari movimenti richiedeva un elemento unificante dell'intera composizione, che fosse più forte della semplice relazione tonale tra i movimenti. Dedicatario dell'opera il virtuoso pianista e compositore Charles Valentin Alkan, il quale aveva scritto una sinfonia per pianoforte solo alcuni anni prima, nell'ambito dei suoi 12 studi Opera 39, pubblicati nell'857. Franck ha elogiato Alkan e ha arrangiato anche alcuni dei suoi pezzi pianistici per organo. Pertanto era una persona che considerava amico e anche valido compositore. Sebbene il brano sia scritto come un unico movimento, può essere diviso in tre parti, dicevo. In questa sezione il lavoro verrà analizzato per comodità come composto appunto da tre movimenti. Il brano inizia con un'introduzione presentando il materiale tematico che determinerà il brano. Queste che vedete le tre idee tematiche che vengono proposte. La prima idea, accompagnata da un andamento sincopato, viene proposta 2 volte sul grande organo e trova risposta nella seconda idea, proposta al recitativo.
Il primo tema quindi appare al pedale e al grande organo, accompagnato dal terzo. Dopo un breve sviluppo, nell'introduzione appare il primo soggetto della forma sonata, cioè il quarto tema, in tempo allegro, non troppo maestoso, che lega l'intera opera come un tema ciclico. Sottolineo la somiglianza di questo tema con quello della Sinfonia di Franck in re minore. Fortemente caratterizzato ritmicamente, inizia al pedale con la massima sonorità dell'organo. Inizia poi a svilupparsi in forma contrappuntistico-imitativa al solo manuale. Questa esposizione viene interrotta dalla ripresa in stretto a caduta, cioè dalla voce più acuta alla più grave, per riprendere il primo soggetto accompagnato vigorosamente da accordi staccati. Interessante il canone all'ottava tra le due voci estreme.
la tensione emotiva accumulata viene stemperata gradatamente con l'applicazione di un lungo pedale di mi e di la. Con il termine pedale si intende una nota o un gruppo di note di lunga durata, quasi sempre nel registro basso, cui spesso si aggiunge un'armonia dissonante nelle altre voci. Il termine ovviamente proviene dalla musica per organo, per la capacità di questo strumento di tenere a lungo delle note solitamente suonate con la pedaliera. Segue una ricapitolazione del secondo tema, il quale contiene una terzina, la quale viene estesa nella sezione che segue. L'elemento ritmico terzinato forma un accompagnamento del quarto tema, questa volta suonato al positivo. Ripresi risultano ancora gli accordi ribattuti e l'utilizzo del canone tra le voci più gravi. Segue una ricapitolazione con utilizzo di canoni e pedali. Il tutto termina con un eco del secondo tema, nella tessitura più profonda del recitativo e persistente, indicata molto lento.